Partiamo proprio da un aspetto della partita di oggi che ha sottolineato il direttore tecnico Fusco della Spal. Quando Dal Monte aveva un'autostrada per servire Maestro che aveva la porta spalancata, e fatto un intervento clamoroso. No, sono contento, ho seguito Dal Monte, è stato un giocatore che è una spina nel fianco per tutta la partita, un giocatore forte, lo sapevamo. L'ho seguito e mi sono buttato in scivolata e per fortuna è andata bene, sono riuscito a toccarla. L'importanza di questi tre punti, Roberto? No, tre punti importantissimi. Avevamo cominciato bene la partita, poi ci siamo abbassati un po', hanno trovato il gol del pari, poi il secondo tempo è stato, secondo me, ci siamo abbassati ma non abbiamo rischiato nulla a parte quella palla. Strano per il Pescara. Siamo stati bravi veramente a non rischiare nulla, e poteva finire in tutti i modi la partita e per fortuna siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo e a trovare il gol del vantaggio. Ecco, mi dici l'importanza di questa vittoria, soprattutto l'importanza di aver trovato questo feeling con la vostra tifoseria? No, sappiamo che è una vittoria importantissima, poi in questo stadio con tanta gente, contro la Spal, sapevamo l'importanza di questa partita, ma come già ho detto precedentemente dobbiamo guardare partita per partita, sappiamo che ogni partita vale tre punti e ora dobbiamo già pensare a mercoledì. Il Mieto ne ha fatti quattro al Pontedera oggi. No, sappiamo che è una squadra fastidiosa, l'abbiamo incontrata anche nel precampionato e ce la metteremo tutta perché, come ho già detto, penseremo a partita per partita e a provare a vincere tutte le partite. In attesa che arrivi un altro ospite possiamo tenere ancora un minuto, mi dicono, Roberto Pierno, quindi se volete fare una domanda la giro io al terzino biancazzurro. Vi anticipo subito, il 7 in pagella con quell'intervento non glielo leva nessuno. Assolutamente. Fabio o Alessandro? Fabio. No, boh, io il ragazzo che chiaramente faccio i complimenti perché sta facendo molto bene, chiedo quanto è stato difficile riadattarsi a fare il quarto, visto che nelle ultime due stagioni, credo, se non mi sbaglio, ha giocato in un ruolo un pochino diverso, e quindi con Zeman fare il quarto implica tanta corsa. Anche l'ultime tre stagioni. Esatto. Ecco. Giro subito la domanda di Fabio Ferraresi, che ricorda il tuo recente passato, hai sempre fatto il quinto. Quanto sì. È stato difficile adattarti a fare il quarto, anche se con Zeman? No, è una domanda a cui ho già risposto precedentemente, sì. Avevo fatto già il terzino in primavera, so che non è lo stesso, però comunque bene o male sapevo come si facesse il terzino, e poi, come già precedentemente detto, con Mr. Zeman, che comunque gioca un calcio offensivo, mi sono adattato più che bene. Posso fare una confidenza prima di salutarti, che ci ha detto Zeman poco fa? Ha detto sì, va bene la vittoria e tutto, ma non sono contento. Il mister sappiamo che pretende tanto da noi, pretende sempre il massimo. Continueremo a lavorare giorno per giorno, a pensare sempre alla prossima partita e a pensare a dare sempre tutto per lui, per i tifosi del Pescara che sono stati encomiabili oggi, veramente una tifoseria pazzesca, e daremo sempre tutto in campo per migliorarci.